Ben ritrovati insieme a noi amici di Estate in Appennino. Oggi si può dire che la puntata inizi all'insegna dell'acqua. L'acqua che in tanti casi può essere una cosa bellissima, soprattutto per rinfrescarsi, ed è anche un po' il simbolo dell'estate insieme al sole, ma prima dell'estate ha causato diversi danni, lo abbiamo visto con il maltempo, e questa volta lo scopriamo insieme al Consorzio di Burana nel servizio di Fabio Panciroli. Un territorio meraviglioso capace di regalare emozioni ad ogni tornante, ma al tempo stesso fragile e spesso indifeso da quei cambiamenti climatici a cui noi forse stiamo iniziando ad abituarci, ma lui no, ne rimane vittima, inerme. Le piogge abbondanti e persistenti, simili a quelle tropicali, le nevicate copiose, anche e soprattutto fuori stagione, il sole africano che strina l'erba e inaridisce i terreni, sono spesso causa di frane, smottamenti, piccoli o grandi disastri ambientali che si ripercuotono ormai con troppa frequenza sull'ambiente e di conseguenza anche su ognuno di noi. È qui che interviene il Consorzio di Bonifica Burana, vera e propria sentinella e al tempo stesso medico di un territorio che più che mai ha bisogno di cura. La montagna, l'Appennino, è un territorio meraviglioso da vivere, ma altrettanto fragile e che necessita di cure e di manutenzione, ed è qui che interviene il consorzio. Sì, il consorzio investe in montagna circa 750.000 euro l'anno, che corrisponde al 75% dei contributi della contribuenza di montagna. Quindi l'amministrazione sta facendo uno sforzo importante, perché ci rendiamo conto che la montagna in questo momento, soprattutto anche per gli eventi climatici che si sono verificati in questi ultimi mesi, necessita di un impegno eccezionale, importante. E poi siamo convinti che se interveniamo bene in montagna, se la montagna si investe in modo puntuale, corretto e dove ci sono veramente le esigenze, anche la pianura ne risente in modo positivo. La montagna in effetti ha bisogno di veramente tante risorse. Noi il massimo di quello che possiamo fare lo facciamo, e c'è l'impegno della nostra amministrazione a venire incontro ai danni che si sono verificati in questi ultimi tempi, e siamo in raccordo con i sindaci, con le nuove amministrazioni, con la regione, per fare in modo che l'intervento sia il più coordinato possibile. Ecco, lo accennava lei, i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo portano a periodi di siccità alternati a momenti di piogge intense, quasi tropicali. Tutto questo danneggia enormemente il nostro territorio. Sì, danneggia enormemente, bisogna rendersene conto, dobbiamo renderci conto che appunto, il clima sta cambiando e dobbiamo anche convivere con questa situazione. Quindi bene che il consorzio faccia tanti interventi, bene che la regione intervenga, però anche i privati all'interno delle proprie proprietà devono fare la loro parte. Devono tenere puliti i fossi, devono tenere puliti i bordi delle strade, ognuno deve veramente contribuire alla difesa della montagna, perché veramente ce n'è bisogno, e perché i cambiamenti climatici, le piogge ci stanno mettendo di fronte a una situazione che si può risolvere solo se ognuno fa la propria parte. Torniamo sui passi di Sonia Pistoni, la nostra guida ambientale escursionistica che ci porta a scoprire il territorio. Questa volta siamo nel Reggiano, siamo andati a Carpineti a camminare insieme alla rubrica Appennino in cammino. Benvenuti e bentrovati ad una nuova stagione di Appennino in cammino. Anche quest'anno la nostra rubrica vi accompagnerà sulle più belle escursioni che si possono fare sui nostri Appennini, attraverso sentieri storici e le cime più importanti dei nostri monti.
L'itinerario di oggi si snoda soprattutto lungo il crinale, dal castello di Carpineti fino al monte Fosola, dove è stata installata un'enorme panchina, che sarà la meta della nostra escursione. L'itinerario viene anche chiamato Sentiero Dorato e si sovrappone in gran parte al Sentiero Spallanzani. Carpineti si trova sul percorso del sentiero matildico. La via matildica è un itinerario lungo 284 km che attraversa tre regioni e va da Mantova fino a Lucca. Il tratto reggiano parte da Reggio Emilia e arriva fino a San Pellegrino in Alpe e si chiama appunto il Cammino del Pellegrino. La partenza di oggi è dal parcheggio del castello di Carpineti. È ora di partire, mettiamoci in cammino. Carpineti occupa la sommità di un'aspra guglia di arenaria che domina le valli del Secchia e del Tresinaro. Fu costruito tra il X e l'XI secolo ed è uno dei pilastri delle fortificazioni di Matilde di Canossa. Per un periodo il castello di Carpineti venne chiamato la Nuova Roma, perché Matilde decise di ospitarvi nel 1077 Papa Gregorio VII dopo il celebre incontro con l'imperatore Enrico IV a Canossa. Dopo la morte di Matilde, il feudo si disgregò e anche il castello di Carpineti cadde in rovina. Si raggiunge la chiesa romanica di Sant'Andrea. A tutt'oggi il castello di Carpineti è una delle mete matildiche più importanti, con il borgo medievale dominato dal mastio. Se non avete mai provato, è molto suggestivo salire qui alla sera per ammirare il cielo stellato. Lasciato il castello alle nostre spalle, in questo punto sale dal centro di Carpineti il sentiero della via Matildica dal Volto Santo, che si congiunge col sentiero Spallanzani che adesso percorriamo. Dietro di noi, sulla parete orientale, il castello è costruito a picco su una parete di roccia arenaria, formata da questi mammelloni sferoidali, che si sono formati per la diversa azione degli agenti atmosferici sulla roccia. In questi boschi troviamo numerose essenze arboree, in particolare il castagno e la roverella. L'albero più significativo però è il carpino, nero e bianco, che dà appunto il nome a Carpineti. A 20 minuti dalla partenza troviamo il bivio del sentiero Matilde, che va verso Cavola e verso Toano. Noi invece proseguiamo sullo Spallanzani. Stiamo seguendo le indicazioni del sentiero Spallanzani, SSP, e ormai ci avviciniamo al Monte Fosola. Il sentiero lungo la via del Crinale risale probabilmente al Medioevo ed è caratterizzato da questo sali e scendi dovuto alla forma delle colline.
tragitto ci si imbatte nel casolare della Crocetta, dove è possibile salire attraverso la strada che sale su dal borgo di Villa Prara. Praticamente arrivati, questa è Cafosola, dove c'è la presenza di questo borgo di case, di questi bei due faggi gemelli e anche della caratteristica croce fatta per il giubileo del Cristo. La grande panchina del Monte Fosola esiste da settembre 2018 grazie a Claudio Ferrarini, proprietario del terreno, che ha scelto un punto panoramico decisamente azzeccato. Da qua si può osservare infatti tutta la Valle del Secchia, il Monte Cusna, tutto il Crinale, l'Alpe di Succiso, il Monte Ventasso e la Pietra di Bismantova. Per raggiungere la grande panchina dal castello di Carpineti ci abbiamo messo quasi 2 ore, sono circa 5,5 km di cammino. Mi raccomando, ricordatevi l'acqua perché lungo il percorso non ci sono fontane. Sulla grande panchina del Monte Fosola si torna tutti un po' bambini ed è proprio questo lo scopo del progetto, cioè vedere il mondo da un punto di vista diverso. Da qui, a gambe penzoloni, vi saluto e vi aspetto alla prossima escursione di Appennini in Cammino. L'acqua è un elemento molto importante anche per l'agricoltura, che a sua volta è una leva per il turismo. Infatti in questi anni la regione Emilia-Romagna si è molto concentrata sul tema dell'agriturismo come scoperta del nostro territorio. Noi ci spostiamo quindi a Pompeano di Serramazzoni a scoprire il nuovo agriturismo I Cacciatori. Si è svolta nei giorni scorsi la grande festa di inaugurazione dell'agriturismo I Cacciatori presso il borgo antico di Pompeano di Serramazzoni. Ci siamo trasferiti in questa nuova sede di fronte, il vecchio locale è diventato un agriturismo I Cacciatori e si è rinnovato di nome e di fatto, tranne le tradizioni sono rimaste sempre quelle, i nostri prodotti tipici dalla terra al consumo del cliente. Accanto a me l'unica cosa nuova è l'appoggio di mia figlia, che mi ha appoggiato in questa grande avventura, perché è una grande avventura, perché in un borgo così antico, fuori dal mondo, ristrutturare, ambientare un locale di così, ci è voluto coraggio, ma grazie a Dio, con l'aiuto di mia figlia, in collaborazione a lei, abbiamo cercato di mantenere una tradizione e speriamo più a lungo possibile. Sono davvero molto emozionata e anche soddisfatta, perché almeno c'è un modo per poter tramandare le vecchie tradizioni e anche avere un punto di ritrovo in un paese che altrimenti senza tutto questo morirebbe. Un lavoro di squadra che offre cibo al cliente, certo, ma soprattutto mantiene viva la tradizione della bottega di paese. La bottega è una cosa che ho voluto, desiderato a tutti i costi, perché sempre per tornare a un passato, che in tutti questi borghi esistevano alimentari di ogni genere e con le grandi situazioni sono andati a morire. Questo no, ho cercato di riprendere anche qui una storia che non c'era più, però chiaramente con dei prodotti che
sono di altissimo livello, di livelli diversi, e quindi dai tortellini alle tagliatelle, alle pappardelle, ai dolci, alle crostate, ricotte di un certo tipo che venderemo, salumi di un certo tipo, insomma cose di qualità diversa. Un menù figlio della tradizione modenese, ma ampio e capace di soddisfare tutti i gusti. Tortellini, tortelloni, tortellini verdi, pappardelle al cervo, selvaggina, cacciagione e ovviamente accompagnati insieme a crescentine e gnocco fritto. L'amore per il cibo è una di quelle cose che io in tanti anni ho capito, che i miei clienti si ricordano di me, non per me forse, ma proprio per quello che mangiano, e amano i profumi, gli odori, i sapori di una, che mi dicono spesso, sento il sapore di mia nonna. Come da tradizione, non poteva mancare l'ottimo cibo delle nostre montagne e naturalmente borlenghi e parmigiano reggiano biologico, proveniente dal latte delle vacche bianche, sono stati i protagonisti. Prodotto che proprio una volta era un mangiare dei poveri, che si faceva solo d'inverno, quando si uccideva il maiale, non essendoci frigo, andava per usare lardo e tutte quelle cose lì, d'inverno si faceva questo prodotto. È nata in gennaio del 2017, il 19 gennaio, con solo il latte della vacca bianca modenese, presidio Slow Food, bio, biologico. È nata qua, quindi a chilometro zero, con il latte della fattoria agricola biologica, la Solforosa, di cui l'agriturismo, i cacciatori. Una bella occasione di convivialità con le specialità biologiche del nostro territorio, nel segno della continuità e del rinnovamento, con uno sguardo al futuro, mantenendo viva l'attività agricola ed accoglienza tipiche del nostro territorio. È un segno di continuità, di attaccamento al territorio, e credo che metta anche in evidenza quella che è l'importanza comunque della ruralità, della presenza dell'agricoltura sul territorio, quindi del presidio, che quando parliamo di agriturismo si sviluppa anche nel contesto più turistico, quindi l'agricoltura che ovviamente ci produce, ci dà la possibilità di avere dei prodotti di eccellenza, il nostro territorio è ricco di questo, ma anche un'agricoltura che sa fare ospitalità e quindi sa fare valorizzare, fare conoscere nel migliore dei modi, no, le nostre produzioni, il nostro paesaggio, il nostro Pennino molto bello, e quindi sa essere attrattiva anche dal punto di vista turistico. Io credo che ci sia un grande bisogno comunque anche delle giovani generazioni, e non solo, comunque di avere degli spazi, di avere la possibilità comunque di trascorrere tempo in mezzo alla natura, in mezzo comunque al verde, al nostro Pennino, insomma. Qualsiasi attività nuova che viene aperta in Appennino è un segno molto importante, a maggior ragione un agriturismo come questo, che è un agriturismo che comunque utilizza prodotti propri, prodotti biologici, quindi è chiaro che è una valenza doppia per questo territorio. Noi crediamo veramente che l'agricoltura sia questa, l'agricoltura quella che fa i prodotti, ma l'agricoltura anche multifunzionale, che riesce a trasformare e vendere le proprie produzioni, le proprie materie prime. Quindi da questo punto di vista sicuramente è un evento molto importante. Noi come Confederazione Italiana Agricoltori ci siamo, ci vogliamo essere, perché questo è il territorio su cui veramente noi puntiamo, la montagna. La montagna è troppo importante per essere trascurata e abbandonata, e di conseguenza noi dobbiamo dare un segnale forte di presenza, di vicinanza a tutte quelle imprese che vogliono fare appunto trasformazione e vendita dei propri prodotti. Arriviamo alla fine di questo nostro viaggio insieme, anche per questa puntata, per questa settimana lavorativa. Abbiamo visto tanti argomenti, a partire dal dissesto idrogeologico, che è un problema ma anche un modo per scoprire scientificamente il nostro territorio, e siamo arrivati fino a un'escursione insieme a Sonia. Noi ci vediamo domani, quindi rimanete comunque su TRC e potete anche ritrovarci sulla nostra pagina Facebook Estate in Appennino. A domani!